ritrovato. Grazie, buongiorno a te, buongiorno Eccoci a voi. Eccoci qua. Allora, oggi sfida importante, insalata contro frutta secca. Fatti dare un bacio, Fabio. Grazie, una bellissima sfida, un matrimonio direi estivo e anche da ferie, perché dobbiamo fare ricette che ci fanno lavorare poco. Esatto, semplici, leggere ed estive, possibilmente. Quindi, più che una ricetta, il mio è un consiglio. Se vuoi parto. Ho preso un piatto, Fabio. Grande, anche se a me le insalate piacciono nelle insalatiere, ma un'insalata così sta bene in un piatto piano, perché ho scelto il sapore. Quindi facciamo un monoporzione, un monoporzione, un piatto unico da pranzo. Sì. Scelgo il soncino, la valeriana, cos'è? Un'insalata piccolina, dal sapore leggermente grasso. Se voi pensate il sapore di questa insalata, è erbaceo e grasso. Metto i germogli, si possono utilizzare non soltanto per una parte estetica, anche per il sapore tipico che hanno. Quindi tutti e due ci riportano all'erbaceo, leggermente alla terra, al sapore della terra, e fin qui io direi che possiamo anche metterne una buona quantità, perché sì, no, tanto l'insalata l'abbiamo visto, no? È poco calorica, 80% mi sembra sia acqua. Poi sentivo il dottore, il professore parlare delle salse e dei condimenti. Una cosa semplice, le salse per le insalate io evito di mettere il sale sopra così e condirla, ma sempre prima o in aceto o in succo di agrumi. Questo è il limone, la famosa citronette. Il sale. Quindi un po' di sale con uno succo, certo, di limone, limone spremuto. Il sale si scioglie bene nei liquidi, non nel grasso, quindi riusciamo a metterne di meno. E poi andiamo con l'olio extravergine d'oliva. E noi abbiamo la salsa per condirla, la lasciamo qui. Anzi, la voglio mettere subito. Okay. Poi ovviamente questa andrà girata al piatto. Ma andiamo a contrastare. Adesso vorrei proprio far fare un viaggio agli amici. Perché cosa ho messo? La frutta, le pesche, pesca noce. Quindi ancora... Questa dolce salata ti piace molto, anche a me devo dirti la verità. Ma con un'attenzione, ho fatto attenzione a non mettere l'olio sulle pesche, perché a me piace pensare di mangiarle anche se poi le andremo a mescolare un po'. Però con il limone con le pesche ci sta. Sì, e guarda ora, formaggi. Che bel piatto, molto estivo, molto colorato. Allora, e guarda ora, a me piace lo zafferano perché è floreale, con un pochino di acqua. Sì. Quindi poca acqua e zafferano. Ho preparato la giuncata, il primo sale, quindi un formaggio fresco, molto acquoso. E gli vado molto a dare... digeribile, ne abbiamo parlato recentemente, è uno dei primi formaggi che si dà ai bambini durante lo svezzamento. E lo teniamo qui, se lo lasciate riposare si insaporisce un po'. Poi qui ho fatto un'altra cosa, ma forse non abbiamo tempo. No, qualche minuto ce l'abbiamo. Sì? Sì, sì, sì. A me piace l'aceto di lamponi. Invece dell'aceto ho preso i lamponi freschi. Sì. In un pentolino, questo ormai si trova dappertutto, l'agar agar, la gelatina, il gelificante. Sì. Quindi voi prendete un po' di acqua, un qualche goccia di aceto, quindi... Ok, aceto bianco. Aceto bianco, un cucchiaino di agar agar, che è gelatina vegetale, si deve far sciogliere a freddo. Ok. Vedi come sta già, appena arriva a scaldarsi un po', ha la proprietà di prendere i lamponi all'interno, frullarli. Lo mettete in un contenitore, sì? Certo, guarda cosa succede. Le facciamo scaldare? Io faccio scaldare l'acqua con la gelatina, parto da fredda, altrimenti fa grumi. Sì. Appena bolle, giù i lamponi e non li faccio cuocere i lamponi, perché cuocendo perdono. Quindi frulliamo il tutto e guarda cosa è successo qui. Questa è una gelatina di lamponi all'aceto, quindi è acidificata. Senti, ma posso assaggiarla? Scusa, sì, ma sono veramente curiosa, guarda, perché... adesso faccio così. Ok. Mi piace l'idea. Quindi questa è anche un discorso estetico o proprio di sapore del questo piatto? Questo non è dolce, c'è soltanto il dolce del lampone. Sentiamo. Però al palato, prova ad immaginare quante percezioni riusciamo ad avere. Buona, molto buona, anche perché... non è troppo dolce, anzi. No, non è dolce quasi per niente. Per niente, sì. Quindi io lascio al commensale, a me stesso, questa la sto componendo quasi per me, la mangerei a pranzo, un'insalata così. Beh, quasi quasi, guarda, il pranzo sta per arrivare, quasi ora di pranzo, sono le 11:17, qualche secondo. Ed infine un po' di frutta secca, perché noi abbiamo messo in sfida, lo ricordiamo, perché magari... ci stesse vedendo solo da ora, abbiamo messo in sfida le insalate con la frutta secca. Quindi per noi esteticamente... Hai messo finocchietto? No, solo germogli, semi di girasole, valeriana, citronette, pesche e questo formaggio primo sale. Questa è un'idea. Poi in casa se uno fa una bella insalatiera se la gode di più. Certo. Però esteticamente qui la vediamo bene la composizione. Bellissima.